Rubavano moto e scooter su commissione che venivano smontati per poi essere assemblati in moto irriconoscibili. L'attività più assidua, più facile e più proficua sarebbe stata però quella della restituzione allo stesso proprietario del mezzo rubato in cambio di una congrua tangente, in gergo il cavallo di ritorno. È stata la polizia del locale commissariato a fare luce sulla vicenda, arrestando all'alba di oggi 8 persone nell'ambito del blitz denominato appunto cavallo di ritorno. Le ordinanze sono state messe dal GIP del Tribunale di Gela Lidio Conti su richiesta della Procura della Repubblica, retta da Fernando Asaro. Manette per Gaetano Alferi, inteso Tano, di 21 anni, Nicola D'Amico, 25 anni, e Pasquale Trubbia, di 21. Arresti domiciliari invece per Emanuele Armando Ferrigno, 20 anni, Giovanni Di Maggio, inteso Johnny, 19, Salvatore Alma, 22 anni, Mirko Gaetano D'Amaggio, di 24, ed Ivan Iapichello, di 22 anni. Una nona persona è ricercata. Il gruppo di ladri era ormai conosciuto a Gela. Tra i giovani si sapeva già a chi rivolgersi in caso di furto. Non era necessario nemmeno sporgere denuncia alle forze dell'ordine e anche se qualcuno la presentava, dopo qualche ora andava a ritirarla. I mezzi rubati riapparivano quasi per incanto e agli inquirenti non veniva rivelato nulla. Non veniva data nemmeno la possibilità di effettuare i rilievi indispensabili. Non è escluso che qualcuna delle vittime rischi l'incriminazione per favoreggiamento. La vicenda, scoperta dagli inquirenti, è scattata lo scorso anno a seguito dell'incremento dei reati legati al furto di motocicli e ciclomotori. Un intenso e capillare controllo del territorio e l'analisi attenta di tutti gli episodi criminosi hanno consentito di individuare i responsabili grazie ad una capillare ed imponente attività info-investigativa con l'ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali e l'utilizzo di sistemi di localizzazione satellitare.